l'associazione Boom, un'altra bellissima iniziativa, un'intervista con un'imprenditrice, produttrice, non lo so di chi più ne ha più ne mette, Ermelinda Maturo, buona giornata. Buona giornata Fabio. Buona Allora, giornata. ci racconti un po' che cosa fai di bello? Ma diciamo in questo periodo di bello, proprio bello, bello, diciamo non tanto, però comunque stiamo facendo tantissime cose che ci portano ovviamente al bello, quindi diciamo varie iniziative e dove ovviamente abbiamo affrontato varie tematiche, quelle del femminicidio. Abbiamo terminato da poco questo progetto sperimentale che è stato Non Seguirmi, dove l'abbiamo presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, e dove si è svolto in 3 tappe. E abbiamo fatto Roma, abbiamo fatto Calabria e poi abbiamo fatto Ischia, Campania. L'ultima tappa era predisposta per l'America, per USA, per New York. Però poi ovviamente per causa del Covid abbiamo dovuto ovviamente dirottare il tutto sempre in Italia e quindi ci siamo ovviamente organizzati per un'altra regione. Quella che abbiamo scelto è stata la mia terra, la Campania, dove ovviamente conosco un po' tutte, diciamo, le location, e siamo stati ospiti appunto all'Accameno, in questa struttura bellissima di questo nostro amico Francesco. Colgo l'occasione anche per salutarlo, che diciamo ci ha ospitato in questa struttura sua che si chiama Belgodere, e avevamo comunque diciamo un bello scenario per le riprese. E poi ovviamente in questo periodo stiamo lavorando ad altre cose, stiamo lavorando in post-produzione del film che abbiamo girato sempre nel 2020, L'ultimo round, con Alessandro Febbo, dove lui comunque è stato, diciamo, il regista, autore, sceneggiatore, dove ha collaborato anche la vincitrice mondiale Anna Rita Santoro. E stiamo lavorando anche a questo progetto, speriamo di portarlo presto alla luce, sembrerebbe quasi terminato, però ovviamente con le restrizioni che abbiamo, diciamo, siamo molto molto limitati e quindi di conseguenza il lavoro è rallentato tantissimo. Però non ci fermiamo e infatti stiamo lavorando in via comunque anche un po' riservata a un nuovo progetto di alcune donne, che La vita è oggi, e speriamo presto, magari in estate, di poter mettere su quest'altro set e vedere se riusciamo comunque a portare a casa un altro progetto bello, ecco. Tra l'altro, tu conosci la nostra associazione, tra i nostri progetti proprio sulle donne c'è quel progetto della panchina rossa, si sposa Sì, perfettamente. ho avuto modo di parlare spesso di questo progetto con Marcella, colgo l'occasione anche per salutarla, e diciamo che la panchina rossa un po' dice tutto, no? E il sedersi in rosso e guardare comunque diciamo ha una prospettiva abbastanza importante. Ovviamente è un bel progetto questo qui di Marcella, dove comunque vedo e noto che si combatte sempre con questa iniziativa, giorno per giorno è molto, diciamo, attiva su questa tematica abbastanza, diciamo, triste, abbastanza comunque forte, e dove comunque ovviamente molte donne ancora oggi sono sempre in aumento, quindi anche questo comunque, diciamo, è un po' triste come storia. Però noi ovviamente, noi donne, cerchiamo in tutti i modi di darci da fare, ovviamente cercare di aiutare e sostenere soprattutto comunque, diciamo, le donne. Non a caso io nel 2019 feci un progetto di una regista che si chiama Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari, Preludio, che poi aprirà anche Non Seguirmi, questo mio progetto sperimentale, proprio con, diciamo, la tematica fu proprio, diciamo, del femminicidio, dove comunque parteciparono molte donne a sostegno come Serena Grandi, Demetra, Corinne Clerin, Elisabetta Pellini, nomi abbastanza, diciamo, importanti, dove abbiamo girato proprio a Milano, vicino appunto alla Villa di Manzoni, dove c'è stata la partecipazione di Isabella Rossellini e Renzo Rossellini, che comunque diciamo a sostegno delle donne hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. I progetti ne sono tanti, a volte mi chiedo
se realmente poi servono a qualcosa. Infatti non seguirmi, diciamo, a una chiave, a una soluzione per combattere questo, diciamo, problema, più che combatterlo, per prevenirlo. Infatti comunque all'interno, diciamo, di questo lavoro, di questa opera, c'è una chiave che è comunque l'autodifesa, no? Quindi prevenire, essere liberi, perché comunque una donna non può, tra virgolette, non poter camminare libera in mezzo a una strada e avere comunque questo timore, no? E quindi abbiamo pensato all'autodifesa e abbiamo ovviamente, diciamo, selezionato quello che è stato un coach di autodifesa, che è Antonio Cadore, che è del Nord. E diciamo che comunque è importante lavorare ad alcuni progetti, cosa che ho detto anche a Marcella, ma è importante anche trovare una soluzione, quindi far scendere anche il numero di vittime che ogni anno comunque ci sono. Tipo con il Covid quest'anno sono aumentate molto di più le vittime, e di conseguenza, diciamo, sembra quasi comunque qualcosa dove non esci più, capito? Dove comunque la mente umana, un cuore malato, non riesce comunque a controllarsi e impazzisce. Quindi prevenire questo atteggiamento, secondo me la chiave giusta e la soluzione giusta è trovare ovviamente una comunicazione dove è importante, perché poi comunque una violenza del genere porta a una reazione a catena di tante violenze attorno. Quindi, non so, una donna che comunque ovviamente ha questo tipo di problema attorno a sé crea comunque, diciamo, un grave problema che si ripercuote sulla famiglia, sui figli, sull'operato, quindi non è tranquilla, non è libera, e ovviamente non c'è un'espressione dove comunque tu puoi sentirti in un certo senso bene, no? Ok? È una tematica molto delicata, ovviamente, che noi l'abbiamo affrontata anche con alcuni psicologi come Antonio Luce, che ha contribuito comunque alla realizzazione sempre di Non Seguirmi, poiché Non Seguirmi, non so se tu hai avuto modo di guardare o di capire, hanno partecipato moltissime persone, hanno contribuito tantissime, certo, persone a questa realizzazione, e quindi di conseguenza, diciamo, ho cercato di arrivare comunque a una chiave, e infatti poi magari appena avremo terminato ti invierò comunque tutto il materiale, così avrai modo di capire assolutamente di cosa sto parlando. Assolutamente. Prima di salutarti, in questo nostro breve intervento con te ci sarebbe modo di parlare ore e ore, perché davvero di progetti ne hai tanti. Il nostro motto è accendi la miccia. Diciamo che ogni giorno accendi la miccia, ogni giorno per te è un'occasione nuova di scoprire qualcosa di diverso. Ma diciamo che ogni giorno non è che accendo la miccia, cerco di tenerla sempre accesa, quindi non muore mai, il che comunque è differente. E partiamo sempre con un qualcosa di illuminato che comunque ci guidi, e che ogni giorno comunque ci porti ad essere sempre ottimisti, anche in un momento dove ovviamente, come tu ben sai, abbiamo delle limitazioni nel lavoro, e questo a livello psicofisico, diciamo, ne risentiamo tutti quanti, non abbiamo più quella libertà di prima, e questo comunque, diciamo, alla nostra vita quotidiana comunque dà un po' di squilibri. Però ogni giorno sì, io sono una che non accende, cerca di tenerla sempre accesa, quindi cerco di non farla morire la miccia, questa fiamma che comunque ci portiamo dentro, che io la considero come una speranza che nasce appena ci svegliamo la mattina e ce la portiamo durante la nostra quotidianità, durante il giorno, e quindi di conseguenza, diciamo, dobbiamo essere sempre pronti ad affrontare, a combattere, perché oggi comunque noi stiamo combattendo e ripercorrendo comunque, diciamo, questo anno molto critico da, diciamo, un anno fa, noi in realtà abbiamo subito una guerra, no? E molte persone non, diciamo, ancora non realizzano, però c'è stata una grande guerra che ha distrutto comunque un'intera economia italiana, e non solo, ma ovviamente
c'è tanta gente che ogni giorno comunque perde la voglia di andare avanti, perde la voglia di combattere, quindi secondo me noi dovremmo essere vicino a queste persone, dare il buon esempio, essere ottimisti e sperare che questo periodo comunque passi in fretta e che ne risorgiamo, perché è giusto che sia così. Siamo un popolo comunque che abbiamo tanto da dare, un popolo comunque che abbiamo una ricchezza di cultura inestimabile e ci invidiano un po' in tutto il mondo. Parole veramente bellissime. Ermelinda, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ovviamente grazie per seguire la nostra associazione. Noi ti seguiremo ovviamente sui vari canali social e ovviamente saremo pronti a tutte quelle che saranno le altre bombe che dovrai fare esplodere. Grazie davvero. Grazie mille a te, grazie mille a tutta la tua associazione. Un abbraccio grande e a prestissimo.